ultimo video di recensione per oggi sono prodotti di detersione, alcuni in confezione full e in altre in confezioni mini. Primo prodotto di cui voglio parlare è questo shampoo dell'antica erboristeria, shampoo addolcente, vitamina B1, bisabolo, non so cosa sia, vitamina C alla camomilla per capelli delicati. Allora, nella camomilla sono presenti in forma attiva il bisabololo che svolge una delicata azione emolliente, ecco cos'è, e protettivo sul cuoio capelluto, le vitamine B1 e C che ripristina in modo naturale l'equilibrio fisiologico dei capelli più delicati. I tuoi capelli saranno vitali e lucenti. Ok, è una confezione da 250 ml ed ha un profumo. Ci sono alcuni profumi nell'ambiente e nella natura che io adoro, tra cui l'aloe vera in prima battuta, il profumo di rosa e quello di camomilla. Io ad esempio in inverno, quando la sera mi preparo una camomilla, se ho bisogno di rilassarmi avanti alla televisione, eccetera, i primi 5 minuti sto con il bicchierozzo in mano e sniffo camomilla, perché mi piace troppo. Comunque è un prodotto, ovviamente, che è in commercio da tantissimi anni, probabilmente da sempre. Non c'è una data, no. Di solito metto da... che ho utilizzato negli anni tante e tante volte, però non vi avevo mai recensito, perché di solito preferisco acquistare lo shampoo alla camomilla della Schultz. Lo trovo leggermente più idratante e che aiuta anche un'azione un po' schiarente sui capelli. Non ho questa sensazione. Costa leggermente in più, però spesso e volentieri si trova in offerta, quindi ok. Questo costa leggermente meno, se non erro l'ho trovato a meno di 4 euro. È un prodotto che fa, non voglio dire una schiuma esagerata, perché non è tanto una schiuma quanto una sensazione gelatinosa sul capello, non è tanto una schiuma. Pulisce bene il cuoio capelluto, non lo aggredisce perché dopo non sento la cute secca. Pulisce bene ovviamente anche i capelli. Ed ha un profumo bellissimo, quindi sì, diciamo che è un altro dei miei prodotti per i capelli biondi preferito. Prodotto per l'igiene intima femminile, ho preso questa super confezione di Neutromed pH 3.5 nuovo Expert Active Igiene Intimo Attivo con salvia e aloe vera. Aiuta a mantenere il naturale equilibrio della flora intima. pH indicato durante il ciclo mestruale, gravidanza e postparto, consigliato dalle ginecologhe ostetiche a IDM. Allora. Ok, la salvia e l'aloe aiutano a mantenere un'azione, aiutano a mantenere il naturale equilibrio della flora intima, già l'abbiamo letto, e questo lo sapevo già. Il pH 3.5 è quello ideale durante la fase della vita di una donna, quella ovviamente riproduttiva, che parte dai 12-15 anni e arriva fino poi alla menopausa, ovviamente dai 55 a scendere, poi dipende ovviamente da caso a caso. Di recente, ok, non credo ci siano signorini all'ascolto, perché ora parlerò di questioni intime e personali che riguardano un detergente intimo, comunque vi avverto prima. Comunque di recente sì, ho avuto un po' di difficoltà a livello ombelico a scendere, non sono riuscita a trovare il detergente intimo ideale che rispettasse le mie zone intime. E quindi ho girato diversi campioncini, dal più naturale a quelli più classici, ma non riuscivo a trovare quello ideale. Dopo l'ultima visita, ovviamente parlando con la mia dottoressa, gli ho chiesto perché non riesco a trovare il prodotto ideale per me,
Lei mi ha consigliato di cercare non tanto la marca, il prodotto bio, eccetera, ma di ricercare un prodotto con pH 3.5. Tutti quelli che avevo usato come campioncini, come acquisti, eccetera, erano relativamente o troppo acidi o troppo basici per la mia igiene intima. Da quando sto utilizzando questo bracciolone da 400 ml che mi durerà qua fino alla menopausa, mi sto trovando veramente da Dio. È una... A parte che è anche profumato perché sa di aloe vera. Comunque, è un prodotto gelatinoso che si risciacqua facilmente e velocemente anche sotto la doccia, quindi con l'acqua che scivola dall'alto verso il basso e non antigravità, e mi aiuta a rimanere fresca, pulita, e non ho più quella sgradevole sensazione che mi manca qualcosa, che non mi sento a posto con me stessa. Quindi ok, Neutromed è una garanzia, eccetera, però se anche voi sentite che il vostro detergente intimo non faccia proprio effettivamente al caso vostro, provate a controllare il pH. Ok, dopo questa parentesi femminile, passiamo ad altri prodotti femminili per la detersione del viso. Sono tre campioncini, di cui due abbastanza gigantotti e uno piccolino. Partiamo da questo che si chiama Wow Effect, è un detergente struccante e tonificante. Vabbè, questa confezione è da 5 ml, quindi ho avuto modo di provarlo più e più volte durante l'utilizzo dello stesso. Allora, partiamo dall'aggettivo, dal nome detergente. Deterge la pelle dopo purificata, è liscia, non ha quella sensazione di sebo spiacevole. Mi piace. Come struccante non vale una cippalippa. Quando l'ho utilizzato non avevo neanche un piccolo smoky come questo, ma avevo probabilmente, ovviamente, il mascara, tutta la base fatta per bene e gli ombretti chiari, quindi avevo fatto un trucco molto naturale sugli occhi, però avevo ovviamente il rossetto rosso. Ho voluto fare la prova senza preutilizzare le mie salviette struccanti, quindi ho preso l'acqua, mi sono detersa, ho lavato il viso, ho iniziato a sciogliere il mascara, che avevo tre passate di mascara, e poi ho preso una buona noce di prodotto. Ho iniziato a massaggiare, sentivo sotto le mani che non scioglieva perfettamente il prodotto. Ho aperto gli occhi avanti allo specchio. Avevo, a parte, vabbè, il rossetto, che quello si era sciolto perché poi mi era arrivato fino qua. Gli occhi vedevo ancora del marroncino. Il mascara, quello che si era sciolto con l'acqua, quello era rimasto. E l'eyeliner non l'aveva per niente toccato. Quindi ho dovuto poi prendere una salvietta e finire l'opera. Quindi, come struccante, questo wow non vale una cippalippa. Come tonificante invece nì, nel senso che io non utilizzo un tonificante, non utilizzo neanche più un'acqua termale perché mi sono dimenticata di comprarla, sinceramente. Però dopo l'utilizzo e ovviamente aver asciugato il viso, la pelle del viso non è troppo secca e arida che tira, rimane abbastanza polpettosa e mi piace. Questa è forse l'unica cosa che mi piace. Quest'altro invece è dell'Aven, quindi con acqua termale di Aven, si chiama Tri Xera, è un... in italiano? Non ho voglia di fare figure di cacca col francese, è un detergente nutrifluido, anche questo era questo era da 15 ml, quindi ovviamente più grande di quello. Come detergente, favoloso, lascia la pelle morbida, idratata, che non tira. Come struccante, meglio del wow, che non ha fatto wow. Forse l'unica cosa che ha un po' di difficoltà è l'eyeliner, però il mascara me l'ha tolto benissimo, ma mi è piaciuto assolutamente come prodotto di detersione. Voglio andarmi a comprare il prodotto grande di questo, che è troppo bello. Ti lascia quella sensazione quando si usa l'acqua termale, visto la pelle rimane polposa e morbida, quasi non ha bisogno di essere idratata. E questo detergente, avendo l'acqua termale di Aven, mi dà la stessa sensazione e mi è piaciuto tantissimo. Ultimo prodotto, Vichy, ancora un detergente con acqua termale di Vichy, è un 5.5 in italiano, ha gel lavante protettivo per tutta la famiglia. È un gel micromousse, nel senso che
a contatto con l'acqua diventa leggermente mousse, però è ancora geloso. Questo non strucca, però deterge e fa rimanere la pelle morbida come questo dell'Avène, perché anche questo è fatto con acqua termale di Vichy, però. Sono entrambi francesi, quindi suppongo che l'acqua sia la stessa, o comunque le fonti quelle sono in Francia, sono comunque dovrebbero essere tutti nella Provenza, quelli più vicini alle Alpi, se non erro. Dovrei andare a controllare, forse vi sto dicendo una castroneria. Comunque, sì, è un gel lavante molto, molto delicato e nutriente, eppure questo mi è piaciuto. Anche di questo vorrei prendere la confezione grande. Ok, dopo un'ora di chiacchiericcio ho la voce che è andata a finire sotto i piedi, quindi ora chiudo qua vi aspetto nel prossimo video, quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!